Questa esigenza della riforma tributaria annunciata e richiesta da tutte le parti, perché forse è l'unico punto sul quale siamo tutti d'accordo, cioè nel senso che imprenditori, sindacati, tutti parlano della necessità della riforma tributaria. Abbiamo visto anche da un dato molto semplice che il gettito fiscale non corrisponde più a quello che è l'aspettativa e l'esigenza che il nostro sistema economico ha. Quindi abbiamo visto i quattro comparti, quindi i soggetti giuridici, i lavoratori dipendenti, gli autonomi e le imprese individuali, le abbiamo analizzate nel loro divenire. Faremo un'analisi accurata sui soggetti giuridici per vedere la ripartizione dei contribuenti per fasce di imponibile e vediamo che circa il 40% delle imprese ha un utile nullo o negativo. L'imponibile nullo o negativo si è avuto in tutti gli anni considerati. Quindi sostanzialmente le imprese mantengono una presenza societaria nella Repubblica, ma di fatto non contribuiscono negli anni considerati. Quindi sono registrate, contribuiscono a presentare la dichiarazione dei redditi, tutti i documenti necessari, ma non contribuiscono. Non contribuendo, la domanda che viene spontanea è: ma queste aziende, se non contribuiscono, o sono dannose per la Repubblica? Perché possono essere società fantasma, possono essere società schermo, società utilizzate per i fini più particolari. E quindi, in un modo o nell'altro, se vogliono essere registrate, devono avere un livello di tassazione. Andando alla situazione attuale, noi vediamo anche qui un meccanismo, come già per i soggetti giuridici, di erosione della base. Come funziona l'erosione della base imponibile sull'indipendente? Questa è la situazione attuale reale. Noi ipotizziamo di avere un reddito da lavoro di 30.000 euro. Se abbiamo oggi un reddito di lavoro di 30.000 euro, noi abbiamo oggi un abbattimento di reddito del 23,60. Quindi il reddito che in busta paga si vende di 30.000 euro, di fatto già gode di un 23,60 di abbattimento. Di carattere forfettario, aliquota del 23,60 riferita al 2008, coerentemente con i dati che abbiamo preso in considerazione. Poi immaginiamo che questo dipendente abbia 3.000 euro di passività deducibili, per esempio un mutuo sulla casa. A questo punto il nostro imponibile viene già abbattuto di un terzo e abbiamo un imponibile di 19,9. Calcoliamo l'imposta. 3.000 euro. Quindi già un'aliquota effettiva di particolare favore, perché già scendiamo al 10 e rotti. Ma poi gli diamo una detrazione che in realtà è una spesa di produzione del reddito. Quindi la spesa di produzione del reddito viene chiamata spesa di produzione di reddito, ma viene ad essere detratta. Quindi significa, questo dipendente, ipotizziamo, va a lavorare con la macchina, ha una spesa di produzione del reddito, perfetto, ma gli viene data come detrazione, cioè gli abbatte l'imposta. Quindi è come se questo signore spendesse 2.500 euro per la propria macchina e il fatto che lui abbia una macchina, abbia il vestito, abbia la penna o abbia il computer, gli va a riduzione dell'imposta per 8,60. Ipotizziamo che abbia poi due figli a carico. Ipotizziamo che abbia due figli a carico, questo signore va a pagare un'imposta netta di 329. Allora, la domanda, questo è un calcolo reale, la domanda che ci si deve porre è: in quale stato, a fronte di un reddito di 30.000 euro, si va a pagare un 1% di imposte? Questa è una domanda che va posta, perché obiettivamente si fa fatica a parlare. Ma la cosa più delicata ancora è che questi abbattimenti vengono dati senza merito.
Cioè non c'è un abbattimento con merito, il 23,60 viene dato indistintamente. Quindi l'idea quale sarebbe? Quella di avere un reddito al di sotto del quale non si paga, quindi una no tax. Identificare un reddito, nel nostro esempio abbiamo preso 30.000 euro, potrebbe essere 25, potrebbe essere 35, in cui nella parte alta la spesa di produzione del reddito si merita. Può essere di vari tipi, dall'auto alla spesa, alla parte artistica, con una vera incentivazione per chi ha spese effettive, per esempio per i figli a carico. L'esempio è tanto che noi, semplicemente effettuando questa riallocazione, noi creiamo una tassazione che va effettiva, che va dall'1,1 all'1,63. Se noi volessimo, per esempio, mantenere l'imposizione come l'attuale, sarebbe sufficiente ridurre la parte della passività deducibile o la parte relativa alle attività sociali, alla produzione sociale. Questi esempi ci portano a dire semplicemente qual è il principio vero della riforma: la contrapposizione e la politica sociale. In questo modo, cos'è che intenderemo fare? Intenderemo far sì che il dipendente è un pochino più autonomo. Cioè il dipendente, pur essendo dipendente, quindi avendo un reddito che gli deriva dal suo lavoro, può scegliere i propri abbattimenti e li può scegliere anno per anno. Un anno effettivamente, come dicevo di prima, un anno uno può acquistare la lavatrice, l'anno dopo può fare il corso all'estero, l'anno dopo può poter fare un'attività. Ha un importo che tutti gli anni è opportuno che lui spenda se vuole ottenere quello che oggi il governo gli regala. Oggi il governo gli regala 23,60, domani, ipotizzando che resti 23,60, si deve meritare il 23,60. Attraverso la riorganizzazione del sistema, per arrivare al cuore, noi avremo dei lavoratori autonomi che saranno, per esempio, di piccole dimensioni. Avremo un piccolo avvocato, avremo un piccolo professionista, che avrà solamente un immobile, magari in affitto, e avrà il computer. Questo soggetto, di fatto, è come se fosse un parasupervivente. Quindi la sua riduzione analitica del reddito gli comporta, probabilmente, più oneri che altro. Allora, questo signore, questo lavoratore autonomo, che di fatto è un parasubordinato, potrà optare per essere tassato come un lavoratore dipendente.